Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Da come avete letto dal titolo, questo è un video piuttosto atteso e piuttosto richiesto nell'ultimo periodo. Mi sono arrivate diverse mail private, insomma, diverse mail nelle quali mi si chiedeva di parlare di cosa faccio per mantenermi in forma, di che tipo di percorso ho seguito o abbia seguito o stia seguendo, perché spesso parlo dell'alimentazione sui miei social. Mi devo sistemare perché questa è una location un pochino diversa, sono in cucina. Perché volevo stare seduta, per chi non lo sapesse, io giro i miei video nel bagno in piedi, ma in questo caso volevo stare un pochino rilassata. Un video, sono all'incirca 2 settimane, poco più di 2 settimane, che non riesco più a registrare perché ho avuto veramente tantissimi impegni e quindi ecco, mi vedete con la faccia un pochino da Casper. Ho dovuto trovare questa location qui perché sono un pochino stanca, avevo desiderio di stare seduta e soprattutto è sera, sono le 10, le 22:35, mi sono pure morsa a guancia, quindi ho un dolore, vi capita mai di mordervi la guancia e poi andate sempre a battere nello stesso punto? Ecco, così sto io questa sera. Mi sono preparata una mia tisanina, la tisanina della sera, eccola qui. Questa sera ho fatto una tisana della Lipton, guardo lì perché ce l'ho in quel pensile, è buonissima, è lavanda, tiglio e camomilla se non sbaglio della Lipton, adesso è super bollente perché l'ho appena fatta, aspettiamo un attimo che si freddi un pochino per poi poterla bere. Uffa, mi voglio, ecco, voglio incrociare le gambe, questa sarà una chiacchierata molto rilassante, molto easy. Ma appunto dicevo, spesso mi chiedete che tipo di alimentazione stia seguendo, che cosa faccio per mantenermi in forma. Sui social mi vedete postare, soprattutto su Facebook e su Instagram, fotografie di quello che mangio, ma anche su Facebook. Avevo detto già Facebook, sì, quello che mangio, eccetera, eccetera, e me lo avete anche scritto in più di un'occasione sotto i commenti, per cui ho deciso di parlarvi di questa cosa, di questo argomento, insomma. Come vi ho detto in qualche video fa, solo in questo video ho deciso di disattivare i commenti e disattivare i like e dislike, sempre se riuscirò a farla questa cosa, ma i commenti non credo che sia difficile, ma like e dislike adesso vedrò insomma se riuscirò a farlo, ma semplicemente perché ho girato un video molto simile a questo, se non addirittura gemello, lo scorso anno, sempre su richiesta di tante persone che mi chiedevano che tipo di percorso alimentare stessi seguendo, perché mi trovavano appunto dimagrita, e si scatenò il putiferio e il pandemonio sotto tra i commenti e non solo, si scatenò una specie di guerra mediatica, non voglio essere esagerata, ma comunque si sollevò un bel polverone e quindi vorrei che chiunque si mettesse all'ascolto e alla visione di questo video lo potesse fare senza sentirsi condizionato, anzi più che altro senza essere condizionato dai commenti o dai like o dislike che trova sotto. Sicuramente ci saranno persone che non saranno d'accordo su quello che io sto dicendo, ce ne saranno tante altre che invece apprezzeranno, ce ne saranno tante che rimarranno indifferenti, ma ci tenevo insomma a fare questo video proprio perché mi è stato richiesto in diverse occasioni. E perché non mi sembra insomma che ci sia nulla di male nel parlare della propria esperienza in merito a questa questione. Piccola premessa iniziale, ma doverosa, onde evitare poi problematiche a posteriori. Ovviamente io non sono una nutrizionista, non sono, lo dicono tutti nei video quando si parla, adesso c'è un po' questo dilagare, no? Sui social di questo argomento, quindi l'alimentazione, scusate, io non so nemmeno se sono al centro proprio, ma dovendo guardare qui ho sempre un po' di difficoltà.
E quindi lo dirò una volta per tutte, comunque lo dico, non sono una nutrizionista, non sono una dietologa, non sono una biologa, non sono una esperta del settore alimentare, sono semplicemente una persona che ha seguito un percorso alimentare, si è trovata benissimo, e da 2 anni a questa parte riesce a mantenere, il peso forma ritrovato e soprattutto sta bene, cioè mi sento proprio bene. Questo me lo dite anche voi, mi dite sempre: hai una luce diversa negli occhi, ma che fondotinta usi, che pelle bella che hai, che ti vedo luminosa, sembri ringiovanita, che cosa hai fatto? Bla bla bla. Allora, diciamo che quindi ecco, non sono un'esperta del settore, non devo insegnare nulla a nessuno, io sto semplicemente, vi racconterò semplicemente la mia esperienza, in maniera molto serena, come si può fare una chiacchierata tramite, ok? Ci tengo a dirla questa cosa. Dunque, io non sono mai stata una persona in forte sovrappeso o in sovrappeso, sì, appunto in forte sovrappeso. Sono sempre stata una norma. Se mi vedete continuamente grattarmi, è semplicemente perché sotto comincia ad alzarsi un pochino la temperatura e quindi c'è un pochino di allergia in corso, e quindi i pruriti sulla pelle quando ci sono le allergie di questo periodo ai pollini, eccetera, eccetera, sono all'ordine del giorno, quindi non sono assolutamente, non ho la scabbia, non ho la rogna, non c'ho niente di tutto questo, ma semplicemente insomma ho i pruriti legati a questo periodo della stagione, a questa stagione, ecco, diciamo così. Spero di riuscire a parlare in un italiano consono. Se dovessi dire degli strafalcioni, vi prego, perdonatemi, ma è tardino. Ma ci tenevo troppo a farlo questo video perché ho già rimandato troppo e avrò delle giornate intensissime anche durante la prossima settimana. E insomma, ci tenevo a farlo una volta per tutte. Allora, dicevo, sono stata sempre una normopeso, non ho mai avuto grossi problemi di sovrappeso nell'età adolescenziale. Come tutte le ragazzine che si trasformano da bambine in donne con tutta diciamo, l'inizio dell'attività ormonale, ero un pochino cicciottella, ma non assolutamente non grassa. Poi, crescendo, ovviamente con lo sviluppo, mi sono asciugata e sono stata appunto sempre una normopeso. Sono sempre stata una buona forchetta, ho sempre mangiato bene. In abbondanza, diciamo, mi è sempre piaciuto mangiare, e sono soprattutto una persona golosa. Questo è il mio più grande tallone d'Achille. Sono una golosissima proprio di dolci, amo da impazzire i dolci, mi piacciono tantissimo, da sempre, da sempre. Ho sempre sofferto di ritenzione, idrica, quindi ho sempre avuto problemi con la cellulite, ovviamente da ragazza non tantissima, devo dire la verità, insomma stavo abbastanza bene, ma comunque ho sempre avuto problemi di ritenzione di liquidi. Mi vedete nei video sempre tagliata a metà, ovviamente, e nessuno potrebbe dire, insomma, che io possa essere stata o possa aver avuto bisogno di fare una dieta o un percorso alimentare sano, diciamo, di rieducazione alimentare, perché sono secca, cioè io qui ho proprio le ossa di fuori, sono fatta un po' a metà, diciamo, i miei punti critici sono dai fianchi in giù. Il sopra, come vedete, ho un'ossatura piccolina, le mani piuttosto secche, nodose, il collo lungo e secco, il viso magro, quindi tutto, diciamo, il sovrappeso che io sono andata a prendere nel corso degli anni è tutto piuttosto concentrato appunto dai fianchi in giù, quindi il mio grosso problema sono sempre state le gambe, il gonfiore e la ritenzione di liquidi, soprattutto sulle gambe. Detto questo, appunto, non ho mai avuto bisogno di fare diete particolari, seppur insomma sgarravo mangiando dolci e non mi sono mai fatta mancare nulla, ecco, diciamo questo. Un problema un pochino importante a livello di sovrappeso l'ho avuto dopo aver avuto i due miei ragazzi, quindi dopo le gravidanze, una volta nati i ragazzi, avevo preso diversi chili. Della prima gravidanza di Riccardo 18 kg, della seconda della mia Vivi 15 kg. Che non sono assolutamente pochi, non sono un'enormità, ma non sono nemmeno pochi. Soprattutto non riuscivo a buttarli giù, quindi in passato io mi sono rivolta proprio perché ero arrivata
ad indossare addirittura la prima taglia calibrata. Riccardo aveva circa 15 mesi ed ero ormai entrata in un vortice di tanto mangio un po' di più, tanto che vuoi che sia, una cosa in più, un chilo in più, tanto chi se ne accorge, tanto già so grassa che me ne frega, pure se mangio un dolcetto in più. E insomma, ero entrata. Le persone che sono in sovrappeso sanno benissimo che nel cibo spesso ci si rifugia anche per colmare, diciamo, delle lacune, delle mancanze, degli stati d'animo un po' particolari. E quindi a suo tempo mi sono rivolta pensando di avere uno squilibrio ormonale proprio perché non riuscivo più a buttare giù questi chili che avevo accumulato, mi sono rivolta ad una endocrinologa. Che mi ha fatto fare proprio perché appunto pensavo di avere problemi soprattutto di tiroide e quindi mi sono rivolta a questa dottoressa che mi fece fare tutta una serie di analisi particolari per vedere se ci fossero disfunzioni in atto, appurato che non c'era nessuna, che non si trattava di disfunzione, ma semplicemente di uno squilibrio alimentare, ecco, abbastanza importante. Insomma, mi fece una dieta personalizzata e io nel giro di 7 mesi più o meno, sì, all'incirca 7 mesi, sono riuscii a buttare giù i miei 18 kg con grandissimo successo. E la stessa cosa si ripresentò quando poi rimasi incinta di Viviana, quindi dopo, una volta nata la bambina, questi 15 kg proprio non se ne andavano. Tornai comunque da lei perché nel frattempo avevo ripreso appunto peso con la gravidanza. Quindi diciamo che mi sono rivolta alla stessa dottoressa che tra l'altro risolse il mio problema perché io non ho mai avuto difficoltà a seguire diete, a seguire dei percorsi alimentari sani. Sono una molto tedesca, quando parto, parto in quarta e non sgarro, sono veramente un caterpillar. Per cui i risultati io li ho sempre ottenuti per perdere peso, ma il problema è che poi, durante, una volta finita la fase, diciamo, di perdita di peso e dovendo iniziare poi il mantenimento, io mi stufo, mi scoccio, mi rompo, mi annoio, mi viene a noia e quindi il mantenimento lo faccio per un po' di tempo, dopodiché mollo. E nel giro di qualche anno io sono andata a riprendere non proprio tutti i chili che avevo perso, ma una parte di questi chili. Nel corso degli anni, questo, dunque io ho 48 anni, per chi non lo sapesse, per chi fosse arrivata sul canale da poco e non capisse il senso di questo video, io ho 48 anni, e sono andata purtroppo per me in menopausa, all'età di 42 anni, a causa di un forte stress. Di un forte periodo stressante, ho avuto proprio una amenorrea da stress. Quindi, dall'età di 42 anni, essendo entrata in menopausa, ho iniziato ad avere problemi di sovrappeso, proprio perché il metabolismo ha iniziato a rallentare, non c'è stata più la produzione ormonale, di quando c'è il ciclo e si è un pochino tutto rallentato. Quindi, nel corso degli anni, poi, diciamo da quando avevo fatto il percorso alimentare con l'endocrinologa, io ho sempre fatto, io sono proprio il classico esempio dell'effetto yo-yo, nel senso che quando, durante poi finito il percorso e avendo perso tutti quanti i chili facendo quel percorso alimentare con l'endocrinologa, poi nel corso del tempo, degli anni, avevo ripreso qualche chilo. Cosa facevo? Riprendevo in mano la dieta che mi aveva dato la dottoressa, la rifacevo per un periodo di tempo e il peso ritornava, cioè riuscivo comunque a perdere peso. Poi mi stancavo, ricominciavo a mangiare, insomma questa cosa si è protratta nel corso di alcuni anni e io facevo sempre questo effetto, questa oscillazione, quindi perdita di peso, percorso alimentare, dieta, periodo di, diciamo, di stabilizzazione, di peso buono, dopodiché si ripartiva perché mi rompevo, smettevo e ricominciavo a mangiare in maniera errata. Quindi il problema della testa in realtà ce l'avevo sempre, il corpo rispondeva alla dieta, ma la testa comunque tendeva a sgarrare, a mangiare in maniera errata, non era uscita, non si riusciva a uscire da quel loop, si dice. Ecco,
Con l'arrivo poi della menopausa, purtroppo per me, si è andato ad innescare proprio un meccanismo di inizio di sovrappeso, per cui ho iniziato a prendere peso, questo nel corso di alcuni anni ovviamente, ma non era più come prima, nel senso che ho iniziato a prendere peso ma in maniera diversa. Io ho sempre avuto un fisico mediterraneo, quindi seno abbondante, vita stretta, fianco un po' pronunciato, quindi il punto vita ce l'ho sempre avuto. Invece, diciamo con l'inizio della menopausa, con l'arrivo della menopausa, ho iniziato ad ingrassare in maniera diversa, c'è proprio una modificazione del corpo. Il corpo si modifica, si prende peso in maniera diversa. Ho iniziato a perdere il punto vita, ma ad avere tanto gonfiore addominale, una ritenzione molto importante, diciamo, agli arti inferiori, alle gambe, un aumento della cellulite, insomma, un periodo veramente brutto. Oltre al disagio psicologico di essere entrata in una situazione di come si dice, oddio, c'ho un vuoto mentale, scusate, di menopausa, mi veniva di amenorrea, di menopausa in un momento nel quale io non mi sentivo ancora pronta, 42 anni sono davvero pochi. E quindi ho avuto tutti i disagi che la menopausa può portare, quindi perdita di capelli, vampate di calore, ritenzione di liquidi, sbalzi umorali, tutta una serie di problematiche che mi hanno veramente disturbata, diciamo, un bel po'. E poi ho iniziato appunto a prendere peso e a non stare, mi sentivo proprio bene, mi sentivo gonfia, impacciata, a disagio, in un corpo che non accettavo. Nonostante io fossi stata molto più grassa dopo le gravidanze, molto più in sovrappeso, non mi piace dire grassa, molto più in sovrappeso, ma era proprio un disagio anche interno. Solo chi è andato in menopausa in età molto giovane, mi può capire che cosa io stia dicendo. Che cosa è successo? Che non mi sentivo più, non stavo bene, non mi sentivo proprio bene. E girando sui social e soprattutto su Facebook, sapete quando vi scorrono le immagini sotto che vi dicono persona che potresti conoscere, cioè vi vengono suggerite delle persone alle quali magari chiedere amicizia? E scorrendo mi era apparsa una persona a me molto cara, una mia vecchia amica d'infanzia. Che avevo perso, che non frequentavo più, diciamo, ci eravamo un pochino perse nel corso degli anni perché lei era andata via, è andata fuori ad abitare fuori Roma, insomma, si è sposata, è andata ad abitare fuori Roma e quindi ci eravamo un pochino perse. E l'ho ritrovata appunto su Facebook, abbiamo ripreso la nostra amicizia, seppur in maniera virtuale, nel senso che non ci eravamo comunque ancora più incontrate. E l'avevo ritrovata proprio in splendida forma. E lei, appunto, sapete quando ci si racconta, no? Quello che si è fatto in tanti anni nei quali poi ci si è persi. E lei mi raccontava appunto che, perché io le dicevo: guarda, mamma mia, stai benissimo, hai una pelle meravigliosa, ti vedo proprio bene, io mi sento un cesso, non sto bene, mi sento. Le avevo raccontato appunto di questa cosa e lei mi disse: guarda, io sto seguendo un percorso alimentare meraviglioso che mi ha davvero rimessa in sesto e mi fa stare davvero davvero bene. Poi lei ha anche delle patologie abbastanza importanti. E aveva trovato giovamento anche diciamo rispetto a queste patologie e mi aveva detto: guarda, non è una dieta, è un percorso alimentare, è una sorta di rieducazione alimentare, scusate se vi muovo, ma mi vedo proprio decentrata, ma abbiate pazienza. E mi disse: guarda, io mi sono trovata benissimo, lo faccio già da più di un anno e ho perso tutti i chili che avevo accumulato e mi sento, al di là della perdita di peso, mi sento davvero davvero bene. E quindi mi sono fatta spiegare di che cosa si trattasse e lei mi disse appunto che si trattava di una sorta di rieducazione alimentare, un percorso alimentare che si avvaleva praticamente
dell'assunzione di alcuni integratori sotto forma di capsule e diciamo all'interno di questo percorso c'erano anche dei pasti sostitutivi, i famosi shake o famigerati beveroni. Sti beveroni che non si può sentire sta parola, ma va tanto di moda dire beverone. Sono un cincinino ironica su questa cosa. Quando io ho sentito capsule, io avevo subito associato la parola capsula a pasticche, pasti sostitutivi. Lei disse: guarda, dico, ma sei sicura? Ma insomma, io non sono proprio sta storia dei pasti sostitutivi, dico, mi fa un pochino storcere il naso, dico, ma che roba è, che prodotti sono? E lei mi disse, mi raccontò appunto di che cosa si trattasse, mi disse, guarda, Robby, io proprio per i miei problemi che ho di salute non posso assolutamente, devo essere molto, molto sicura di ciò che vado a prendere e sono dei prodotti strasicuri, sono completamente naturali, stai tranquilla perché non potrei mai consigliarti un qualcosa che non fosse, cioè che sono cose che prendo io e quindi figurati se le posso prendere io, figurati se non puoi prenderle tu. E insomma, detto fatto, mi sono fatta dare tutta la lista degli ingredienti contenuti in questi prodotti e sono andata dal mio medico a sua insaputa. E ho detto: guarda, dammi la lista degli ingredienti, voglio dare un'occhiata, voglio capire meglio, faccio vedere anche a mio marito, eccetera, eccetera. Invece sono andata dal mio medico e gli ho fatto vedere tutti quanti gli ingredienti. Il medico mi ha dato un ok grande come una casa. Mi ha detto: guarda, non c'è assolutamente nulla all'interno di questi prodotti. Vai tranquillamente, inizia questo percorso e stai tranquilla. Dice: poi vediamo, faremo le analisi e vediamo come va. Io ero in perfetta salute, ovviamente, avendo già fatto tutte le analisi per la tiroide, quelle che avevo fatto insomma in precedenza. Quelle che si fanno insomma di routine ed erano tutte a posto. E quindi ho deciso insomma di fidarmi di questa mia amica e ho iniziato a fare questo percorso alimentare. Guardate, io ormai sono 2 anni, 2 anni, è da 2 anni insomma che assumo questi integratori e la mia vita è completamente cambiata. Mi sento benissimo. Il percorso, io praticamente nel giro di 4 mesi sono riuscita a perdere quasi 10 kg. Mi ero prefissata l'obiettivo, io avevo 10 kg, avevo 10, ero in sovrappeso di 10 kg e sono riuscita a perdere nel giro di 4 mesi 9,5 kg, 9,6 kg, senza soffrire la fame. Se, perché io appunto dissi a questa mia amica: guarda, io faccio un lavoro abbastanza dinamico. Quindi l'idea di sostituire un pasto con uno shake mi dà l'idea di non mangiare a sufficienza, di non nutrirmi. Ovviamente non conoscevo bene la composizione di questi prodotti, eccetera, eccetera. E lei mi disse, e quindi le dissi: guarda, io devo essere in forze, non posso assolutamente patire la fame, non posso perché altrimenti non ce la faccio ad affrontare le lunghe giornate che vivo, insomma, che affronto ogni giorno. Le lunghe giornate che affronto ogni giorno, vabbè, fatemela passare. E lei mi disse: guarda, assolutamente non devi né saltare i pasti, cioè assumere degli shake non significa saltare i pasti, significa andare ad assumere un pasto proteico, ma non solo proteico, è praticamente un pasto completo al cui interno ci sono carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, ma il tutto avviene, diciamo, con un ridotto apporto calorico. E ecco perché ti dà una mano a perdere peso, proprio perché vai comunque a nutrirti, ma hai poche calorie. Mi disse: non ti preoccupare, si fanno 5 pasti al giorno, si mangia di tutto e di più, potrai mangiare carboidrati, proteine, verdure, proteine intese come pesce, carne, uova, latticini, senza lattosio preferibilmente, puoi mangiare tutto, ovviamente i dolci, quello è ovvio che non si può mangiare il dolce, ma mi disse: volendoci si può anche trovare il modo, se ti dovesse capitare, di sgarrare senza per questo doverti, insomma, tagliare le vene.
o cadere in depressione, insomma. Io ho, diciamo, tolto il primo momento un po' di titubanza e avendo avuto comunque conferma anche da parte del mio medico di famiglia che non c'era nulla, non c'erano controindicazioni, e ho deciso di darmi questa possibilità e quindi ho accettato e ho iniziato a fare questo percorso 2 anni fa. Guardate, che se ne dica, io parlo ovviamente di questo percorso che ho fatto io, non so se tutti gli altri siano uguali, non lo so e non mi interessa. Io ho stravolto la mia vita in maniera del tutto positiva. Non ho mai sofferto la fame, non ho mai avuto problemi di nessun tipo, il mio metabolismo si è sbloccato, i miei capelli hanno ricominciato a crescere. Io, chi mi segue da molto tempo, da quando ancora ero castana con i capelli lunghi, avrà notato negli ultimi tempi, prima che tagliassi i capelli, che proprio in questa zona qui avevo un importante diradamento di capelli, le unghie mi si spezzavano, erano piuttosto fragili, proprio perché sta benedetta menopausa, insomma, proprio bene non mi faceva sentire e mi stava facendo perdere anche i capelli. Guardate, io certo non ho più la testa di una, cioè la quantità di capelli di una ventenne, ma non pretendo nemmeno questo, ma sì, sono comunque una donna in menopausa, ma io non ho più avuto problemi, cioè i capelli sono ricresciuti, la pelle ha un tono meraviglioso. Ho iniziato anche a fare una blanda attività fisica, perché ovviamente non esistono i miracoli. Quando si segue un percorso alimentare, una dieta, chiamatelo come volete, è un percorso di dimagrimento, di perdita di peso, il tutto andrebbe sempre accompagnato da una attività fisica che non deve essere necessariamente sfondarsi in palestra, o fare chissà che cosa. Anche perché era da tanti anni che non facevo più un'attività sportiva e fisica regolare. Significa anche farsi una camminata di mezz'ora al giorno, per esempio, per riattivare la circolazione e per aiutare il corpo a rimettersi in moto. Io devo dire la verità, da quando a gennaio è arrivato in casa Colors il Tapirulan, lo faccio, ho deciso di farlo tutti i santi giorni, quindi io tutti i giorni, cascasse il mondo, faccio la mia sessione di una mezz'oretta di Tapirulan, mi scelgo il programma a seconda della giornata, di come è andata, se sono più stanca, se sono meno stanca, ma ho iniziato anche a fare questa blanda attività fisica in maniera regolare e i risultati, comunque, vedo che c'è proprio un miglioramento a livello di tono muscolare e mi sento ancora meglio. Guardate, io non posso che essere entusiasta di questo percorso alimentare, non ho più avuto un problema di effetto yo-yo, ormai sono 2 anni che seguo questo regime alimentare, questi integratori che vado a prendere sono nient'altro che un concentrato di frutta, verdura e bacche rosse, che sono concentrate in queste capsule, contengono delle vitamine, ma tutto completamente naturale. Sono prodotti senza OGM, sono prodotti senza conservanti, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali, non contengono zuccheri ma aggiunti, ma solo gli zuccheri naturali della frutta, e soprattutto le proteine contenute all'interno dei pasti sostitutivi, quindi degli shake, sono di origine completamente vegetale. Quindi non esistono proteine animali che, insomma, si sa, non fanno molto 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 bene a lungo andare. Non sto dicendo che questo tipo di percorso alimentare sia il migliore al mondo inteso come scelta. La scelta di seguire un percorso che si avvale anche dell'utilizzo di pasti sostitutivi è una scelta assolutamente personale.
Io non devo assolutamente insegnare nulla a nessuno, sto semplicemente raccontando la mia esperienza, che è un'esperienza assolutamente, quante volte ho detto assolutamente? 150.000, è un'esperienza positiva, io adesso mi bevo pure un sorsetto di tisana, mi scuserete, ma ce n'ho proprio bisogno. Allora, questa è Time to Relax, pausa. Questa qui della Lipton, poi ve la faccio vedere, vi faccio vedere la scatolina casomai. Ecco, scusatemi, ma la tisana non mi piace, è proprio ghiacciata. Adesso è proprio a temperatura giusta. Quindi, ecco, diciamo che i miracoli non esistono, nel senso che per seguire, cioè per ottenere risultati, ci vuole comunque costanza, determinazione, voglia reale di farlo. I pasti sostitutivi, gli shake, dei quali, rispetto ai quali, verso i quali io avevo uno scetticismo pazzesco, non sono il miracolo, non sono la scorciatoia, non sono come dire. Non sono sì, non sono miracolosi, ma vanno visti all'interno di un contesto di un percorso alimentare. Quindi diciamo che sono un sostegno ed un aiuto. Tra l'altro vanno ad appagare, io lo scrivo spesso nei post che faccio su Facebook, vanno ad appagare la mia sempre costante voglia di dolce. Quindi per quello che riguarda me, per quello che riguarda la mia esperienza, io non posso che parlarne in maniera positiva, perché essendo una golosona, vanno veramente a compensare quella mancanza di zucchero, che diciamo, che seguendo, un percorso alimentare sano può venire a mancare per chi è golosa, per chi fosse golosa come me. Mi saziano, mi appagano, non mi fanno desiderare di sgarrare o di mangiare cose non sane. Questo percorso alimentare mi ha davvero rieducata, mi ha rieducata, ecco, a mangiare in modo sano. Ho aumentato di molto il consumo di frutta e verdura, ma vado comunque ad integrare con queste capsule. Tra l'altro, sempre di questa azienda sono usciti da pochissimo gli Omega, sempre di derivazione vegetale, quindi non derivano dai pesci, ma derivano semplicemente e direttamente da piante e dai semi di alcune appunto piante. E sono, scusatemi, mi sta facendo digerire ovviamente la tisana. Per cui è un'azienda, io mi ci trovo benissimo perché è un'azienda molto 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 seria, un'azienda che non ha centinaia di prodotti, ne ha pochi ma mirati. E che dirvi, anche mio marito, per chi non lo sapesse, mio marito è un diabetico insulino dipendente, anche lui ha seguito. È da un anno, insomma, che segue questo percorso alimentare, ovviamente sotto stretto controllo della sua endocrinologa, la quale ha approvato i prodotti anche lei, e sta molto meglio. Ovviamente dal diabete non si guarisce, ma devo dire che ha avuto proprio dei benefici a livello anche di analisi del sangue. Quindi sicuramente non esiste il miracolo, sicuramente non esistono scorciatoie, esistono diversi metodi di perdita di peso. Io utilizzando questo metodo mi sono trovata e mi sto trovando benissimo. Gli shake sono diventati i miei compagni di viaggio e di vita, quindi perché pur avendo perso, cioè pur avendo raggiunto il mio obiettivo e avendo perso i chili in eccesso che avevo accumulato, io tengo sempre questi shake di scorta, perché ogni tanto la sera, ogni tanto diciamo 3 volte a settimana, mi piace proprio tantissimo cenare con lo shake. È diventata una sana abitudine, mi fa sentire leggera, non mi fa sentire fame, so che mi dà la possibilità comunque di
di appagare, ecco, la mia voglia di dolce. Non ho più smesso di prendere le capsule, gli integratori, perché vedo proprio, ho notato proprio dei miglioramenti. Io mi sento proprio in forze, mi sento bene, mi sento veramente bene. Ecco, non saprei come altro dirvi, ma spesso me lo dite anche voi, che mi fate dei complimenti riguardo, mamma mia, che capelli, sembra che porto una parrucca. A proposito di capelli sani, sembra che porto una parrucca, vero? Sì, sto, scusate, ma sto pure alle 10 di sera, 10 e mezzo, anzi, adesso sono fatte pure le 11. E quindi questo è quanto, questo è quello che sto facendo. Nello specifico non parlerò dell'azienda, non parlerò di nulla di tutto ciò. Se qualcuna tra voi, qualcuna tra le persone che hanno visto questo video, desiderasse avere, volesse saperne di più, desiderasse avere maggiori informazioni riguardo questo percorso, riguardo l'azienda che lo, diciamo, lo produce, come dire, sono a vostra completa disposizione per darvi maggiori informazioni. Qui nell'info box troverete l'indirizzo di posta elettronica, potete scrivermi una mail oppure potete scrivermi su Facebook, mi potete mandare un messaggio privato. Se ci fosse qualcuna tra voi semplicemente interessata a saperne di più senza nessun impegno, ecco, io vi spiegherò molto serenamente e molto tranquillamente di che cosa si tratta. Che dirvi? Spero, insomma, di aver accontentato le vostre richieste. Non mi sono addentrata ancora di più nello specifico nel raccontarvi come si svolge il percorso, eccetera, eccetera, proprio perché questo non voleva essere un video pubblicitario, un video promo, un video sponsorizzato. Ma sì, appunto, una pubblicità, diciamo, voleva semplicemente essere una risposta a chi mi ha fatto delle domande, ma ripeto, chiunque volesse saperne di più, potrà tranquillamente scrivermi in privato e vi darò tutte le spiegazioni, insomma, necessarie per capirci qualcosa di più. Ora io mi vado a bere la mia tisana, sicuramente avrò dimenticato di dirvi qualcosa, sicuramente, sicuramente vista la tarda ora, l'ora tarda e vista la stanchezza e visto tutto, però ci tenevo finalmente, insomma, a fare questo video, quantomeno per farvi capire che cosa io stia facendo. Scrivetemi appunto se ho dimenticato qualcosa, se volete sapere qualcosa di più. Io per il momento vi saluto. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre e solo se qualora vorrete. Vi mando il mio bacio super stramega galattico. E con sta faccia da Casper, ma se io spengo la luce, adesso vi faccio vedere, se io spengo la luce, eccomi qua! Mi sa che era pure meglio, ma avreste vista, chissà come risulta poi. Sì, forse mi avreste vista meglio, boh, non lo so, stavo guardando proprio dentro allo schermo del cellulare. Sì, forse sarei stata meno casperina. Vabbè, ormai è andata così, adesso io riaccendo. Ecco, mamma mia, che flashata! È una luce fredda, ovviamente. Sì, sono proprio cadaverica. È pure vero che il trucco lo tengo da questa mattina, quindi ci può stare. Va bene, straparlo, ormai è ora di andare a fa ninna. Io vi mando il mio bacio super stramega galattico, un altro, ve ne mando un altro. E niente, se volete, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!